Basile e sono il responsabile della società Valle Verde, che è una società che si occupa di acquacoltura. Ci troviamo presso appunto l'impianto che si trova in agro del comune di Lesina alla località Cauto. Da qui a poco inizieranno le operazioni per la presa delle orate, che saranno successivamente marchiate e poi liberate nel lago di Lesina. Ci sono dei biologi che già stanno alle nostre spalle, che hanno iniziato le operazioni da ieri. Oggi saranno concluse e a fine giornata appunto si concluderanno con un'immissione nella laguna di Lesina alla presenza dei pescatori. Massimo Rambacci, e se ci puoi descrivere le operazioni che state iniziando a fare questa mattina. Dunque, adesso stiamo compiendo e prendendo delle misurazioni sul campione di orate che è stato svernato durante la prova, e in particolare stiamo prelevando il peso e la lunghezza delle orate dopo il periodo di svernamento. Non essendo state alimentate durante questo periodo, in quanto l'acqua è fredda, le orate probabilmente hanno perso un po' di peso, e quindi verifichiamo il peso dei soggetti che andiamo a rilasciare in laguna per verificare poi nella fase successiva autunnale, durante la pesca che verrà svolta in laguna, quanto saranno cresciute. Parte dello stock verrà opportunamente marcato con delle etichette specifiche proprio per poterlo riconoscere durante le azioni di pesca.